Bella ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e buon martedì. Come va? Spero tutti bene ragazzi, spero bene. Intanto c'ho il sole in faccia, il sole dell'alba, ancora per poco, poi cominceremo con autunno e inverno dove farò il video al buio la mattina praticamente, perché uscirò presto, ma ci sarà ancora buio. Detto questo, stasera si gioca ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale, pollice in su, iscrizione al canale soprattutto se non l'avete fatta, e per tutti i pollici in su che sono importantissimi, e i commenti come sempre che sono ancora più importanti. Dicevo, stasera gioca la nazionale, partita fondamentale per la qualificazione europei. L'Italia non si può permettere di sbagliare, l'Italia non si può permettere di pareggiare o di perdere, può solo vincere, non c'è altra soluzione. Solo vincere. E spero di vedere una squadra diversa, perché non posso dire buona la prima, anzi tutt'altro. Ma quello che tiene banco è il discorso di Donnarumma, no? Stasera riempito di fischi, mica riempito di fischi, per tutto, ma neanche, non è neanche odio, con tutta l'indifferenza che c'è, io lo tratterei veramente con indifferenza. A parte che siamo in un contesto diverso di club, siamo nella nazionale, la nazionale comunque si sostiene sempre. Fischiare sarebbe veramente una nota stonata, non serve a nulla, sarebbe veramente la beceri. Secondo me la nazionale va sostenuta, il fischi lasciamoli poi per altre occasioni, quando ci sarà Milan PSG o PSG Milan, lì allora magari ci si potrà divertire ovviamente. Come sempre, senza insulti, solo fischi giusto per percularlo un po', però a me onestamente ormai Donnarumma è indifferente come giocatore. Mi spiace per lui che non riesce a trovare pace, non riesce a trovare la conferma come grande portiere, perché è partito bene, devo essere onesto, è partito bene grazie anche alla sua prestanza fisica, ma il vero problema è che è troppo un chiodo, Donnarumma è troppo un chiodo, coi piedi non sa giocare bene, e queste mancanze che devono migliorare a diversi da un po' di anni non sono mai poi in realtà migliorate, tanto è vero che il PSG sono incazzati per degli errori palesi che continuano a fare, ma questa è un'altra storia ed è un problema del PSG. Ora interessa che stasera ci sia la partita nazionale, l'Italia deve passare, deve andare agli europei, perché comunque per prestigio e per il calcio italiano in generale, quindi stasera si sostengono tutti, non si fischia nessuno ragazzi, almeno questa è la mia idea, poi ognuno fa quello che vuole, chiaro. Detto questo vi parlo un secondo anche del discorso di Pogba che risulta, ormai è uscito fuori ieri sui giornali, positivo al testosterone. E come stessa ammissione anche della Juventus, che ha emanato un comunicato pubblico dicendo che Pogba è risultato positivo al testosterone, poi si erano fatti accertamenti, tutte le analisi. A me sembra un po' strano sinceramente che si facciano cogliere così in flagranza, perché sanno benissimo che sono soggetti a turno, è come una roulette, no? Una roulette russa, può capitare chiunque, non credo che gli vengano comunicati i nomi, non dovrebbe essere così nella normalità delle cose, quindi utilizzare sostanze proibite nel mondo del calcio è da stupidi, credo, no? Con rischio di farsi beccare, quindi magari qualcosa di più, cioè magari ha usato qualche sostanza a sua insaputa dove all'interno era contenuto del testosterone. Sappiamo che Pogba è stato fermo praticamente tutto l'anno scorso, si stava riprendendo e adesso viene bloccato. Cioè, non voglio difendere Pogba e nemmeno la Juve, ma queste notizie nel mondo del calcio dispiacciono sempre, perché comunque non è corretto utilizzare sostanze per avere la differenza rispetto ad altri giocatori, devono essere ovviamente tutti sullo stesso livello. In generale comunque in Italia è proibito utilizzare queste sostanze per ovvi motivi, quindi magari voglio presumere che questo ragazzo abbia usato delle sostanze a cui a sua insaputa all'interno c'era del testosterone.
sto dicendo così per dire. Poi magari invece era cosciente, ha voluto rischiare, ha detto la va, la spacca, però l'ha spaccata, perché comunque adesso ne pagherà eventualmente le conseguenze, a meno che non dimostrerà che era estraneo ai fatti. Ma questo è il mondo Juve e poco ci interessa, se non per la notizia plateale di questo giocatore che risulta positivo. Ormai è talmente raro che, almeno in Italia, non succede spesso che comunque fa notizia, no ragazzi? Fa notizia. Ma veniamo al discorso nazionale. Discorso nazionale, ma francese. Perché? Che succede? Succede che ci sarà l'amichevole Francia-Germania, no? Dove saranno molto probabilmente al 90% presenti sia Maignan che Theo Hernandez. E questo ha fatto un po' storcere il naso ai tifosi. Perché? Perché non se lo si aspettava. Perché Theo Hernandez si è allenato a parte, prima dell'ultima rifinitura che ha fatto insieme alla squadra, si è allenato a parte per due giornate. E invece viene convocato e è molto probabilmente utilizzato nella partita contro la Germania. Questo ha fatto arrabbiare un po' i tifosi, no? Perché si aspettavano che quantomeno venisse tenuto fuori o in panchina quantomeno, no? Perché poi se facciamo le corna si riacciacca, ok, è un problema nostro. Maignan non c'entra niente, perché Maignan è a posto, come sempre detto, non ha avuto problemi. Chiaro che se Theo Hernandez viene utilizzato, il tasso di rischio è molto basso, ma comunque magari una percentuale c'è. Io sinceramente, per rispetto del Milan, lo avrei tenuto in panchina. Non so voi cosa ne pensate. Evidentemente il discorso di Furlani e il contatto che c'è fra il Milan e la Francia non funziona così bene, ok? Soprattutto in avvicinamento a una partita così importante come è il derby. Chiaro che però c'è da dire anche una cosa, ed è la mia personale opinione: credo che se giocherà l'amichevole con la Germania non è esattamente tutta colpa del CT della nazionale francese. Secondo me c'è anche una buona parte del giocatore che ha chiesto anche di giocare. Chiaro che se il giocatore non se la sente o non vuole rischiare, è il primo che dice al suo CT: ascolta, lasciami quantomeno in panchina. Ma chi lo fa? Chi lo fa in un'amichevole così prestigiosa esularsi o dire non voglio giocare, tienimi in panchina? Non lo so, la vedo difficile, no? Poi Theo fa un po' quello che gli pare, nel rispetto delle regole e nel rispetto della società che comunque gli paga lo stipendio. Ripeto, è la mia sensazione, non è tutta farina del sacco del CT, ma secondo me c'è anche una buona dose di disponibilità di Theo, che ha detto voglio giocare, voglio essere presente. La vedo io così, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, ragazzi. Intanto io vi auguro buon proseguimento di giornata, noi come sempre ci sentiamo più tardi, sempre comunque Forza Milan, a dopo e adieu.